Macro categoria imprese, categoria innovazione and leadership. Il premio è quello di eccellenza dell'anno, innovazione and leadership, loyalty marketing. Andiamo a leggere la motivazione. Per essere un'eccellenza nella gestione di loyalty program e per confermarsi come leader nel settore. Per la competenza e specializzazione acquisita nella progettazione di campagne fedeltà tailor-made, con l'obiettivo di influire positivamente nel rapporto con il cliente. Per gli importanti traguardi raggiunti con successo, tra i quali l'espansione sui mercati internazionali. Il premio va a Promotica. Ed eccolo che mi raggiunge sul palco. Do il benvenuto naturalmente, faccio i complimenti a Diego Toscani, presidente. Buongiorno. E amministratore delegato di Promotica. Si avvicini pure al premio. Bene, sì. Grazie mille. Benvenuto. Foto e poi, ecco, se lo guardi pure, tanto poi lo lasciamo a lei. La invito a sedersi. Grazie. Perché al di là del, insomma, dei miei complimenti che porto a nome di tutte le fonti, le chiedo un commento a caldo, quindi cosa si sente di dire rispetto a questo riconoscimento, cosa significa per voi? Ci fa molto piacere ovviamente, significa che siamo sulla buona strada, non siamo arrivati da nessuna parte, semplicemente stiamo percorrendo un sentiero che si è fatto sempre più erto negli ultimi anni, il mercato è diventato sempre più complesso, sempre più sfaccettato e se vogliamo per certi aspetti sempre più piccolo perché i nostri competitor si sono concentrati, è stato necessario affacciarci a mercati internazionali e per fare ciò abbiamo dovuto fare appunto intraprendere un percorso di crescita, ci siamo anche quotati in borsa lo scorso anno, al 27 di novembre abbiamo debuttato appunto a Lime con soddisfazione, con grande soddisfazione devo dire, sia per l'andamento del titolo sia per le opportunità che questa esperienza ci sta offrendo in termini di visibilità, di credibilità, di risorse e di opportunità. Certo, beh, infatti l'espansione sui mercati internazionali è stato segnalato come uno dei traguardi raggiunti con successo e poi insomma credo anche tra le tante cose che sono state evidenziate, che non sono sicuramente tutto, anche questa progettazione di campagne fedeltà tailor-made, cioè è sempre più verso la personalizzazione che credo, soprattutto in quest'ultimo anno, sia diventato qualcosa di necessario, ancor più rispetto a prima, è corretto? Ma assolutamente sì. Io dico spesso che il Covid ha un effetto duplice sulla nostra società. Se fosse ascrivibile a una categoria politica, sarebbe un conservatore per quanto riguarda i rapporti fra le persone, perché impone il distaccamento e obbliga le persone a continuare a fare più o meno quello che hanno sempre fatto, perché dà poche possibilità di crescita, poche possibilità di interscambio, non dà possibilità di viaggio. Ma è un progressista rivoluzionario se parliamo del lato tecnologico, perché è noto che abbiamo fatto passi avanti molto veloci in tantissimi ambiti della tecnologia. Quindi con questa duplice pressione che ci siamo trovati a fronteggiare abbiamo dovuto ragionare per cercare di prendere il buono e contrastare il cattivo della situazione che ci siamo trovati certo. a affrontare. Il buono è senz'altro l'avere riportato la persona al centro e considerarla a tutti gli effetti come un individuo, perché negli eventi, nelle situazioni di massa si tendeva forse più a considerarla in un contesto indistinto e invece siamo tornati a considerare la persona singolarmente. La tecnologia in questo ci aiuta molto. Certo, ecco, non più solo una parte del tutto, che ci mancherebbe ancora, lo siamo tutti, però con le dovute differenze, differenziazioni, infatti, assolutamente. Quindi il rapporto con il cliente, anche questo è stato segnalato, ancora più centrale. Quali sfide vi aspettate adesso, o comunque quali sfide siete pronti a affrontare? Ma sicuramente l'internazionalizzazione spinta, noi fronteggiamo dei competitor che sono presenti in molti paesi nel mondo, noi siamo presenti in pochi paesi, quindi stiamo lavorando per crescere anche all'estero e per esplorare nuovi mercati e nuovi servizi. La tecnologia ci mette a disposizione molti strumenti nuovi e in questo senso noi siamo affamati di novità e di innovazione
sempre, come dicevo prima, senza perdere di vista quella che è la figura centrale del nostro lavoro, cioè l'uomo inteso come persona, alla quale noi nel nostro lavoro cerchiamo umilmente di facilitare le scelte, rendere le scelte più soddisfacenti e dare in questo modo un piccolo contributo a migliorare il mondo. Ok, bene, quindi vi rinnovo naturalmente i complimenti in attesa di celebrare altri successi e a questo grazie. Proposito domanda bruciapelo, l'anno prossimo insomma su questo palco noi ci saremo come Le Fonti Awards nuova edizione, mi auguro che ci sarete anche voi insomma. Noi ce la metteremo tutta per esserci. Beh, poi insomma sul palco di Palazzo Mezzanotte vi siete quotati, insomma l'apertura ai mercati internazionali e perché non esserci? Assolutamente sì, tra l'altro noi abbiamo sofferto di debuttare in borsa senza esserci perché l'abbiamo dovuto fare a distanza durante il periodo, nemmeno il suono della campanella abbiamo sentito, quindi. Allora sarà anche un modo per festeggiare il ritardo, ma insomma magari appunto mettendo già ancora sul tavolo ulteriori successi, speriamo. Grazie a Diego Toscani, presidente amministratore delegato di Promotica, prego, quello è il vostro grazie premio mille. E insomma al prossimo grazie. Arrivederci.